Buonasera e bentrovati ad un nuovo appuntamento con Driver TV, programma interamente dedicato al mondo dei motori, al mondo delle corse, ideato, creato e condotto insieme a me dal grande pacca Marco Paccagnella. Buonasera a tutti, grazie Corrado, buonasera a te. Buonasera Marco, bentrovato. Anche di te. Nuovo qui, altra settimana, altra puntata, altra corsa. Altro giro, altra altro corsa. Altro giro, altro regalo si dice. Questa sera doppio argomento, parleremo dell'IRC, l'International Rally Cup, esatto. Anche perché in studio abbiamo piloti e navigatrici e navigatori che l'hanno corso, hanno corso le prime tre gare. Ricordiamo che la prima è stata il rally dell'Irenas il 7 e il 9 di aprile, c'è stato poi nel mese di maggio, il 19 e il 20 maggio, il rally del Taro, e da pochissime settimane si è corso il rally Casentino, che tu forse ricordi bene perché vagamente. L'IRC si concluderà alla fine di settembre, esattamente il 22 e il 24, con il Coppa Valtellina. Questo è l'IRC. Questa sera però doppio argomento perché? Perché Quaterosa. Per la prima volta, no, non dopo è la prima mesi volta, mesi, mesi, per me sì. Per te sì. Per la prima volta a Driver abbiamo un parterre completamente al femminile. Quindi il mio lavoro sarà ancora più piacevole del solito. Grazie Pacca, ti ringrazio già in anticipo. Solo l'1,4% dei piloti nel mondo dei rally è donna, e quindi questa sera hai fatto anche fatica forse a trovare... No, beh, fortunatamente... Tutto sommato mi vogliono bene, perché non ho fatto tempo a alzare il telefono che erano presenti. Ovviamente è un mondo prettamente maschile, il mondo del rally, però questa sera abbiamo degli esempi invece che, anzi, qualcuno che magari tira fuori ancora di più gli attributi, diciamo così. Allora, in studio questa sera abbiamo con noi la navigatrice di Patrizia Perosino, Giancarla Guzzi, che cominciamo. Grazie, buonasera a tutti. Ciao, arrivata. Grazie per essere arrivata. Grazie per essere con noi qui a Driver. Ovviamente Patrizia Perosino, insieme stanno correndo appunto l'IRC su Peugeot 207 S2000, hanno corso, forse non l'Irenas, no, perché lei ha corso con Sofia, dico Guzzi. Bene. Però avete corso il Taro e il Casentino. Sì. Buonasera insieme. A tutti. Buonasera. Ciao, buonasera, grazie benvenuti. Anche a te. Con risultati, allora, terza di classe all'Ineras, quarta di classe al Taro e seconda di classe al Casentino, quindi esatto. Si è andata migliorando, mi sì. Sembra. Vicino a te c'è una ragazza giovanissimissimissimissimissima che ha anche lei corso la prima gara della sua vita proprio con te, perché stiamo esatto. Parlando di tua figlia, con noi Veronica Verzoletto. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie per essere qua. Grazie a voi. E invece alla mia destra, in fondo, lei dice io non c'entro niente, invece c'entri assolutamente sì, perché è la navigatrice di Corinne Federighi, è con noi questa sera Monica Cicognini. Buonasera a tutti. Buonasera, che con la Renault Clio R3 anche voi state correndo appunto all'IRC e avete fatto quarti di classe al Rally del Casentino, proprio qualche settimana fa. Ok, qui era giusto per presentarle tutto cappello. Quanto, cappello introduttivo, adesso invece partiamo proprio magari dal Rally del Casentino, ma sì, cominciamo dai. A chiedere magari un po' di... qualche informazione, com'è andata, da chi partiamo, chi vuole cominciare? Partiamo dal pilota, da Patrizia. Da Patrizia, dai, così diciamo è quella più esperta che è già stata qua altre volte, quindi può rompere il ghiaccio. Beh, il Rally del Casentino per noi è stata una gara un po' travagliata, un po' per il caldo, perché Marco tu lo sai bene, il caldo che abbiamo sofferto nell'abitacolo veramente, ma più che altro abbiamo avuto dei problemi tecnici con la vettura che ci hanno condizionato praticamente per tutta la gara, che non siamo riusciti a risolvere. Per cui diciamo che siamo rimaste un po' attardate sulle prove, perché la macchina calava di potenza, per cui abbiamo cercato più che altro di terminare la gara per portare a casa qualche punticino per il campionato. Certo, fondamentale. Sì. Anche perché vabbè, non hai molte esperienze su questa vettura, è forse la terza o quarta gara che fai esatto. con la Peugeot Super 2000, quindi devi anno, anche fare un po' di apprendistato ancora, e l'IRC essendo un campionato abbastanza impegnativo non è facile trovare il giusto feeling con la certo. vettura subito. E anche la vettura diciamo che non è delle più facili da guidare, sinceramente non l'ho ancora capita tanto neanche adesso, ci sto provando, sto cercando di far tanti chilometri per imparare qualcosa di più, con Giancarla stiamo cercando insieme, lei mi sta insegnando anche le traiettorie, queste cose che per me erano un po', non erano giustissime, insomma, quelle facevo io insieme a lei, ci siamo impegnate per mettere a posto le note, però diciamo che con la macchina ho ancora qualche difficoltà. È una macchina tutto sommato impegnativa, parecchi cavalli, abbastanza fisica, perché con esatto. cambio sequenziale abbastanza forte, insomma, per voi diciamo donzelle esatto. diventa faticoso fare una gara con tanti chilometri, quindi tante cambiate e tutto, quindi
notevole sforzo. Esatto, sì. Però insomma, dai, adesso cerchiamo anche di sistemare l'assetto che vada bene per la mia guida. E dai, pian piano facendo dei chilometri sicuramente miglioreremo le prestazioni. Certo, sì. Mi sembra di capire, come sempre diciamo, fondamentale il lavoro del navigatore. Quindi ti ha tirato in ballo lei, quindi ti devo per forza passare la parola a Giancarla. Stai facendo un ottimo lavoro, mi sembra di capire. Sì, devo confermare che era anni che non facevo una gara orrenda come Casentino. È stato veramente, fin dallo shakedown, un problema dietro l'altro. Cioè, la macchina oltre 5.000 giri andava in protezione e non andava più. Ero veramente disperata perché cercavo di pensare a qualsiasi cosa pur di risolvere il problema, e è stata un po' una sconfitta da parte mia perché non sono riuscita. E poi alla fine, quando la macchina andava a tre, ero cioè, avevo proprio il morale sotto i piedi perché... Ma quindi fin da subito? Cioè fin da, sì, dall'inizio, sì, sì, subito, sì, 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 la Patrizia, noi siamo due vecchiette, sì, sì, che rispetto alle altre ragazze ci sono 30 anni in meno. E questo si sente, la differenza. Poi lei non fa test. Lei sale in macchina allo shakedown e con tanto di coraggio, perché incomincia a dire, allora, adesso la macchina si accende così, e quindi io l'ammiro molto per questo, perché non facendo test, ripeto, non provando la prima, è una macchina molto impegnativa. Certo. Quindi stiamo facendo dei miglioramenti, speriamo che i ragazzi a casa siano riusciti a capire come mai succedeva questo. Esatto. Beh, sicuramente secondo me anche diciamo, la forte temperatura che c'era creava magari dei problemi di elettronica che portava a tagliare un po' la potenza e quindi avere un po' più di difficoltà nell'erogazione della potenza totale. Ma guarda, ho pensato anche a quello. Poi nella prova di notte, poi quando andava a tre, ho detto volevo dargli fuoco. ero disperata io veramente, perché cioè, i ragazzi, i meccanici sono stati degli angeli, perché anche loro, cioè, ogni volta si arrivava, io continuavo a telefonare, ma non si riusciva a capire. Una... Sì, esatto. E poi ci sono quelle gare che non si riesce, sì, a trovare il bandolo, sì, della matassa, sì, sì, si risolve un, sì, problema, ne salta fuori un altro, sì, infatti, è sempre sì, a rincorrere. Infatti era anni che non facevo una gara così, però lei è stata brava. Avete avuto la perseveranza di portare la macchina in fondo, che sì, diciamo, sì, sì, a un Casentino, una gara da 145, sì, km, anche perché non è una gara, non è una gara corta, sì, sì, quindi è molto, sì, importante. Cioè, sicuramente, sì, sì, è tanto di cappello, come si suol dire, perché quando la macchina ha problemi così uno si demoralizza e ti verrebbe voglia appunto di prendere, sì, tre, sì, litri di benzina e dargli fuoco. Sì, sì, perché non me la passi riusciva. I ragazzi, sì, dell'assistenza. Sì, no, ma perché poverini, loro ti guardavano, cioè davi qualsiasi sensazione, ma non si riusciva, cambia questo, cambia quell'altro, togli questo spinotto, togli quell'altro. Ogni fine prova ero lì a fare il meccanico. Quindi, provate tutte, insomma. Tutte, cioè veramente, niente, non c'era verso. E infatti ero sconfitta, perché di solito cerco di risolvere ogni problema. Qua non c'è stato verso proprio, anche poi sulla prova lunga di notte io speravo tanto nel fresco, ho detto magari si ripiglia anche la macchina, certo, ma che proprio. Beh, se andiamo a guardare il fresco, no, era molto relativo, sì, rispetto al giorno, sì, 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 ma sì, però un fresco io speravo relativo. Tanto, speravo tanto, però niente. Avete beccato, no, forse, sì, il weekend più caldo penso dell'anno. Di sì, penso proprio, esatto, di sì. Sì, 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 che, sì, poi magari sono degli spinotti, dei, sì, sensori, delle stupidate, sì, magari che poi 5 ore che sì, ho smontato tutto, tutto rimontato, smontato, cioè ero dentro al covo. Vabbè, scusa, potevi andare in officina a fare un lavoro per capire come era, sì, fatta la 208. Ma guarda, domenica a San Marino sono andato apposta dei meccanici, ho detto avete scoperto, perché oramai era, ormai non hanno avuto personale, tempo, guarda, perché una gara dietro l'altra, certo, non hanno avuto tempo, quindi... Quindi ancora non si è capito qual è il problema. No, okay, però oramai bisogna saperlo. Prima o poi, sì, esatto, prima della prossima gara assolutamente, sì, 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 sì. Poi una Super 2000 rispetto a un R3 e un R2B non hai finestrini. Quindi, certo, questi due finestrelle piccole, esatto, e quindi il caldo noi l'abbiamo patito molto di più, quindi era un inferno lì dentro. Infatti, però, mi sembra di capire un inferno, quindi sì, il fatto di essere riusciti ad arrivare, sì, in fondo è stato, speriamo, insomma, un grandissimo, cioè, la mia cellulite non è diminuito, speravo in quello, ma neanche quello, ero arrabbiatissima lunedì, ho detto, vabbè, sarò dimagrita, neanche quello, quindi... Tu dici, non è servito a niente, esatto, tutta sta fatica per niente. Esatto. Per te Monica invece, Casentino, com'è andato? Beh, inferno che per te o un po' meglio? No, direi l'opposto loro, a malincuore mi spiace per loro, noi abbiamo portato a termine una missione che andava fatta.
Corinne è partita con una gara di svantaggio saltando di Reinas. E, risalendo in macchina al Taro, non si trovava, non ha fatto test prima, non si trovava, e aveva fatto seconda e aveva vinto la Patrizia. Qui noi a tutti i costi dovevamo vincere e così è stato fatto. Abbiamo vinto il femminile, così abbiamo riaperto tutto i giochi e tutte ce la giocheremo in Valtellina a fine settembre. Quindi mi sembra che tutto è andato come, tutto come doveva alla andare. Direi tutto alla perfezione. Caldo a parte, ma tutto alla perfezione. Perché la vostra classe, l'R3, è una classe bella agguerrita. Sì. Ci sono tanti ometti che accelerano forte, sì. Per cui arrivare quarte vuol dire che anche Corinne ha accelerato forte. Corinne è andata forte, sì. Non posso negarlo, è andata forte. Abbiamo migliorato qualcosina, proprio a livello di guida di Corinne, mm-hmm. che aveva bisogno proprio di essere spronata. Abbiamo migliorato, c'è tanto da lavorare ancora, ma siamo sui passi giusti, non ci possiamo lamentare. Anche perché, vabbè, qua abbiamo due navigatrici con, diciamo, una lista di gare interminabile. Cioè, infatti, se dovrebbero prima che raccontarci... Quest'anno hai fatto già 10 gare. Quest'anno sì, 10-11 gare. Se dovrebbero tutte e sì. due raccontarci le gare che hanno fatto, stiamo qua una settimana. Ma poi magari prima della fine della puntata ci facciamo raccontare anche un gli po' la nostra gli diamo carriera. Il tempo. Sì, 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 sì. Un minuto e mezzo e via. Gli diamo il tempo per, sì, assolutamente presentarsi al meglio. Non abbiamo ancora fatto parlare Veronica, ma ti facciamo parlare appena torniamo con il secondo blocco. Restate con noi, li abbiamo appena iniziati a conoscere, quindi... Esatto. Abbiamo appena promesso che conosceremo anche meglio la loro carriera, quindi torniamo fra pochissimo con Driver, sempre sul divano, sempre con la cintura di sicurezza allacciata. A fra poco con Driver TV. Di nuovo in diretta con Driver TV, abbiamo cominciato questa sera a parlare degli RC e abbiamo fatto un escurso sul Rally del Casentino, che le nostre pilote e navigatrici questa sera, forse magari chi non ci ha seguito nel primo blocco non sa che il parterre è completamente femminile, quindi questa sera puntata speciale, particolare per Driver. E adesso invece non l'abbiamo ancora fatta parlare, vorrei far parlare anche Veronica. So che per te Patrizia è stato come raggiungere una sorta di sogno, sei riuscita a fare una gara insieme a tua figlia. Se non vado errato, la gara era quella dell'anno scorso, il rally del gomitolo di lana. Il gomitolo di lana, sì, era un po' il mio sogno nel cassetto, diciamo. Mi sono sempre detta, prima di appendere il casco al chiodo, vorrei fare una gara con mia figlia per condividere con lei questa mia grande passione. Per cui è stata una gara di casa, diciamo, che abbiamo fatto per semplificare un po' le cose a Veronica, certo. Visto che era la sua prima esperienza. E è stata una gara bellissima, emozionante, è stata la più emozionante, devo dire, della mia, tra virgolette, mini carriera, in cui c'erano dei sentimenti molto contrastanti, perché ero felicissima di condividere con lei questa emozione, ma nello stesso tempo un po' il timore, perché le cose filassero tutte per il verso giusto, perché comunque avevo a bordo un carico, diciamo, prezioso per me. Per cui è stata proprio un susseguirsi di emozioni continue, forti, e che spero che anche lei abbia in qualche modo provato come per me. Beh, sicuramente sarà stata un'emozione molto particolare. Adesso facciamo uscire Patrizia, esatto. Così non ascolta e puoi dire quello che vuoi. E puoi dire quello che vuoi. No, sicuramente è stato emozionante, per me è stata una cosa nuova, perché lei è un po' che insisteva, facciamo una gara, appena ho preso la patente mi fa, sei pronta? Io l'ho seguita, ma non è che sapessi bene come funzionasse, quindi ho detto sì, va bene, proviamo. Per me è una cosa totalmente nuova e quindi non avevo mai preso le note, non avevo mai timbrato un CO, non avevo mai fatto niente. Sono arrivata lì il giorno della gara e mi hanno detto guarda, devi fare questo. E quindi ovviamente un po' l'ansia mi è salita, perché ho detto vorrei sbagliare qualcosa. Certo. Però poi alla fine mi sono divertita molto, lei è stata molto prudente, molto brava a tranquillizzarmi. Prima di partire dicevo mamma, ma se sbaglio qualcosa cosa capita? E lei no, tranquilla. E quindi grazie a lei è andata bene, sicuramente ne farei altre. Adesso vedremo. Ghiaccio se rotto, adesso si parte a... E soprattutto doppia ansia, perché ansia per una cosa che non hai mai fatto, esatto. E in parte hai la mamma pilota che non ha corso una gara sola e quindi magari, esatto. Ti bacchetta appena sbagli qualcosa. Però mi sembra però di capire... Non mi sembra, Patrizia, una che magari fuori dall'abitacolo, sicuramente da genitore, è normale
cazziare i figli. Capita? Da genitore no. Sicuramente, esatto. Ma nell'abitacolo anzi altro... doveva regnare la serenità assoluta per tranquillizzarla. Infatti ogni tanto la sentivo un po' nel casco che ansimali, dicevo tutto ok, tranquilla, va tutto bene. Perché lei più che altro era ansiosa per paura di sbagliare. Beh, immagino quella. Beh, però già la fortuna di essere in casa, quindi su strade che si conoscono, sì. Ha facilitato sicuramente il debutto. E sì, sì. Anche dai, se sbagliavi qualche nota, la mamma e sapeva la strada. Nota sbagliata, ma no, ma sono sicuro che non l'hai sbagliata. Lei, ovviamente, sta conoscendo la strada. Non te l'ha fatto notare. Esatto. Ha girato comunque giusto, esatto. Senza andare a sinistra piuttosto che a destra. Ok. Ma la passione già ce l'avevi o è la mamma che ha insistito per farti fare questa gara? No, in realtà io ero proprio estranea a questo mondo perché okay. Sapevo che lei correva, ogni tanto andavo a vederla, però non mi è mai venuto in mente di fare una gara, di provarci. In realtà poi salendo su una macchina mi sono resa conto che è divertente. E gli ho anche chiesto se sarei in grado di guidare secondo lei. Lei mi ha detto di sì, io non so, quindi però sicuramente mi piacerebbe. Quindi la voglia di riprovare un'altra esperienza sì, mi sembra sì. Di capire sì, che è rimasta, insomma, sì. Anzi, addirittura come pilota, se non ho capito male. Io vorrei provare in futuro, ma non so. Perché. Facciamo il cambio, proviamo a fare la navigazione. Può essere. Non... Per amor di figlio solitamente si fa anche così. Io, sicuramente. Diciamo, da parte a un pilota farei fatica a stare. Io stimo molto i navigatori perché... gli manca qualcosa molto di più che a noi. Anch'io, devo dire la verità, sì. Anch'io li stimo molto. Glielo dicevo a lei, salendo in macchina, che sono veramente coraggiose. Per cui stare da parte a un... Però, se però fosse per un mio figlio dai, si può fare anche questo. Stringere i denti, vero? Girare il casco. E... esatto, esatto. Via si va. Via si va, vai. Ok. Quindi potrebbe essere, lei non ha risposto però. No, sicuramente. Se lei volesse provare l'esperienza da pilota, sicuramente le starei vicino e navigherei così in controllo la situazione da vicino. Siamo in sei testimoni, eh? Siamo in diretta TV più che altro, quindi questo video lo puoi tenere quando deciderai, di fare una gara eventualmente. Ti ricordi cosa hai detto quella sera? Quindi ce l'hai in pugno praticamente. Allora, io vorrei invece tornare a parlare con Giancarlo perché Pacca prima mi diceva che hai fatto più di 500 gare. No, mi hanno chiesto di contarle, quindi adesso è due giorni che stiamo cercando di ricostruire un archivio perché io onestamente mai avrei pensato di farne così tante, non le ho mai contate. E quindi è nata per gioco e la cosa fortunatamente o sfortunatamente non sto andando avanti, quindi... ringrazio i miei piloti che sono sempre gli stessi, quindi per me è un grosso Vabbè, se vuoi orgoglio. Ricordarli, visto che sono sempre gli stessi. No, però quindi per me è un orgoglio, perché vuol dire che non si stufano di me, quindi... Vuol dire che evidentemente sei brava. L'esperienza e la capacità, però, diciamo, dicono tutto, anche perché sennò diciamo non avresti fatto 500 gare. Sì, principalmente ringrazio il mio compagno, che è Vescovi, che diciamo che... ho un piccolo cuoricino per lui, giustamente. Quindi do priorità sempre a lui, ecco, su tutti gli altri, però quando li finirò di contare... Quindi sempre come navigatrice, non hai mai guidato una volta, non hai mai provato? No, io sono dell'avviso che a ognuno il suo compito, io devo ancora imparare a fare il mio e quindi a ognuno il suo compito. Poi già quando corro col mio compagno ho il terrore della franchigia. Corre lui, figuriamoci se corro io, quindi no, ripeto, ognuno il suo compito, quindi sicuramente sarà imbranata. Solitamente i più grandi sono anche più umili, questo senza va in tutti i settori, dubbio, quindi certo. Quelli sboroni che arrivano a fare, invece in questo caso è il contrario. Ma beh, la prima gara quando? Esatto, un po'... Raccontaci, la prima gara in che anno? Ma non mi ricordo, se 95-96 è una gara di notte. Mm-hmm. Cioè, scusate, ma sono stata male tutta la notte, ma proprio tutta. Ho fatto come lei, sono perché è nata per scommessa. Mi hanno detto, corri, ho detto no. E mi hanno detto, sei una fifona. Ecco, lì mi è partito. No, perché a me poi... ecco, e da lì ho fatto tutta la notte, cioè sono andata alla partenza come lei. Mi hanno fatto vedere una tabella di senza tempi, di far così, così, così. E io, quindi, senza aver mai visto. E sono stata malissimo tutta la notte, proprio, cioè alle 5 del mattino i meccanici mi hanno detto, ma andiamo a casa? Adesso che inizio un po' a divertirmi. Esatto, non so, divertirmi mica tanto. Però sono arrivata in fondo e poi da lì è iniziato e
devo ancora smettere. Quindi. E non hai più smesso, mi sembra. Ma è già 2 anni che dico che smetto, e quindi vediamo, magari un altro anno. E la passione, chi te l'ha passata, da dove è arrivata? Guarda, mia mamma, io ho un fratello, e mio fratello ha fatto, io a 16 anni guidavo, mio fratello ha 40, mia mamma dice che ha sbagliato qualcosa nei C'è figli. Qualcosa che non torna. Ha sbagliato qualcosa. C'è qualche gene che ha sbagliato. Sì, ogni tanto chiede se sono suo figlio, se magari non so, in ospedale ha sbagliato qualcosa, quindi non lo so, i miei genitori, nessuno... Cioè, ma nessuno sì. mai ha corso, nessuno aveva no, questa assolutamente, passione? No, assolutamente, no. Quindi no. Non ti ricordi nemmeno chi. Ma io ho un come, gruppo perché? Di amici, okay. Un gruppo di amici a patinare, quindi ho conosciuto un gruppo di amici a patinare e poi ripeto: corri con me, no. Ti hanno avvicinato. Sei una fifona, e da lì. E da lì è partito. Sì. Da lì è detto: adesso chi è che tocca per lui? No. Insomma, non ci vuole raccontare più di tanto della sua carriera. Diciamo solo che ha fatto più di 500 gare e finisce lì. No, vabbè, cioè, per amor di Dio, cioè. Beh, dai, con tuo compagno sì. parecchi campionati li avete vinti. Sì, qualcosina. Qualcosina. No, vabbè. Diciamo che io affronto tutte le gare che faccio come se fosse la prima volta. Quindi. Questo cioè, fa già la differenza. Io, e soprattutto io corro sempre con macchine piccole. Uh-huh. Quasi sempre. Ho corso poche volte con una macchina grossa e quando. Chi mi è stato vicino ha visto, cioè io tutta la notte non ho dormito dall'emozione, pur avendo tante gare. Quindi però io la prendo la differenza così. È proprio quella, il fatto di emozionarsi ogni volta come se fosse la prima e metterci l'impegno come se fosse la prima volta, quando, che è la differenza. Quando insomma, quando non arrivo prima a casa faccio una ci penso tanto, sì, perché ti rimane quindi, un po' di Sì. Poi naturalmente io insomma mi do molte colpe, mi analizzo tanto il dopo gara, dico sempre dove posso migliorare, cosa posso fare, perché non ho fatto questo, quindi la rivivi poi. Sì. Quindi dopo il Casentino come minimo non hai dormito per 2 settimane, immagino. No, dopo ho avuto San Marino subito, però è sempre un cassetto aperto perché poi devo risolvere la questione, perché non ho risolto il problema della macchina, quindi... Il cassetto quindi, esatto, sì, è rimasto, lì bisogna sistemare. Non è ancora chiuso, quindi vediamo. Beh, stessa domanda la faccio a te Monica, anche per te magari ci fai un excursus della tua carriera, che anche le tue gare anche sono... Anche perché anche lei non ne ha fatte... Stavo dicendo, anche le tue gare non sono più, pochissime, mi sembra che siamo io e la Giancarla siamo lì praticamente. No, io ho iniziato nel 94 con uno sprint di Natale, che lo facevo a dicembre lì a Diano Marina. Io... Sono partita di lì, solo che studiavo, e quindi per quell'anno lì ho fatto solo quello. L'anno successivo dovevo studiare, ho fatto quello di nuovo, la seconda edizione. E la terza gara non me la ricordo e la quarta mi hanno catapultato al Sanremo Mondiale. Cioè, io pronti via. Non sapevo nemmeno da che parte fosse girato il Sanremo, pur abitandoci, cioè abitavo. Quindi prendevi il radar, lo giravi, dicevi adesso da che parte giro? No, perché è stato l'ultimo anno della tappa, facevano terra asfalto. Quindi si faceva la prima tappa, che partivi da Sanremo, facevi tutta l'autostrada, arrivavi, adesso mi ricordo, Sagubbio, Arezzo. Sono passati un po' di anni, perché era il 96, un po' di anni sono passati. E mi ricordo che quell'anno ci hanno anche squalificato, quanto pianto. No, alla prima esperienza subito così. Macchina irregolare, sottopeso, quindi ci hanno mandato a casa. E quindi è rimasto l'amaro in bocca per riprovare e rifare altre 400 gare. Sì, no, però poi dopo quell'anno lì ho deciso di... mi hanno catapultato alla guida. Quindi hai fatto io ho fatto 30 gare guidando. Sì, 30 sì. gare? 30 gare guidando. Ah, però. Sì. Però ho capito che meglio non fa proprio per me. No, perché cioè, mi rendo conto che sono odiosa caratterialmente quando guido. Cioè, non mi sopporto io, figuriamoci chi mi ha al fianco. No. Però mi sono divertita. Tra l'altro avevo fatto quando era 2 litri il Val d'Aosta, il Val Camonica. Insomma, gare anche... Toste, importanti. Però poi... Diciamo che tra le virgolette il mio mestiere è quello di stare è a fianco. Preferisci il sedile di destra? Sì. Cioè, ma sono anche emozioni diverse. E poi, come diceva giustamente la Giancarlo, ognuno il suo che è meglio. Cioè, non mischiamo troppo le cose. Quindi lì hai trovato, insomma, la tua dimensione, quella navigatrice. Sì. Allora, adesso mando la pubblicità, poi riparto da te perché sono curioso di capire da chi ti ha passato la passione per le corse. Ok. Restate con noi, sempre con Driver, sempre sul divano, sempre con le cinture di sicurezza allacciate. A fra poco con Driver.
Di nuovo in diretta con Driver TV, stavamo conoscendo meglio la carriera di Monica, quindi riprendo da te. La mia curiosità ogni volta, il Pacca lo sa, è capire da dove è partita la passione, insomma, chi ti ha passato la passione per le corse, per i rally, per le gare. Questa dovrebbe capire anche mia mamma e mio papà, forse anch'io lo vorrei capire. No, vabbè, io arrivando da Sanremo, giustamente, io avevo il mondiale, ero bambina. Quindi andavi a vedere le gare, seguivi già come appassionata. Sì, 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 sì. Io mi ricordo che proprio trascinavo i miei da bambina perché mi portassero sulle prove speciali. Ah, tu il contrario, invece di essere i genitori portati a portarti sì, sì, no, no, che... no, sì, sì. Era una cosa insita nel tuo DNA, probabilmente. Nel mio DNA, sì. Pensavo che a casa mia nessuno ha mai corso, mio papà giocava a calcio, quindi non ho fratelli, non ho sorelle, nessuno. Però una cosa simpatica è che avevo iniziato a fare danza a 6 anni. Mm-hmm. Dopo una settimana la maestra di danza ha chiamato mia mamma e ha detto: senta signora, faccia una cosa. Sua figlia esteticamente è vero, una femmina, ma poi dentro un maschio. Se la riporti a casa contro il mio interesse. Cioè, non ha niente a che vedere con lo sport. La danza no. No, niente. Ma quindi non c'era qualche amico piuttosto che fratelli, sorelle, no, nessuno? Poi poi crescendo, perché io poi ho iniziato, effettivamente avevo quasi 19 anni, e ti mischi, conosci gente che corre, poi Sanremo comunque... Adesso non più, ma all'epoca era ben popolata di piloti e navigatori, o comunque anche la provincia di Imperia, grandi piloti e grandi navigatori. Quindi mi sono immischiata, sì. Okay. Mi colpisce la passione che hanno, sì, perché a volte è molto di più di colleghi, piloti e navigatori uomini che vengono a trovarci. Anche lo fanno perché più se non avessero passione non sarebbero arrivate a 400-500 gare. Assolutamente sì, infatti questa cosa arriva in una maniera... È spropositato, cioè di navigatori uomini che abbiamo avuto, forse Roberto Mometti che è arrivato a un numero così alto, ma altri che adesso non mi vengono in mente, ma non è che li puoi contare forse sulle dita di una mano. Quindi un numero di gare è talmente, diciamo, alto che, cioè, vuol dire essere via, non dico tutti i weekend, ma almeno uno sì, anche uno no, a livello di un impegno, diciamo, non da ridere. Quindi non solo nella vita, ma anche nei rally le donne sono più forti di noi, come sempre, quello è nella vita, è così. Dicono che siano più precise, più determinate, più... Un sacco di cose più di noi, sì, senza entrare troppo nello specifico. Anche a te, Patrizia, chiedo un piccolo escurso della tua carriera, come hai iniziato, perché hai iniziato, chi ti ha passato la passione? Beh, la mia carriera non è come la loro, sicuramente, molto più slim, diciamo, molto più breve. Ho iniziato, diciamo, che Veronica non era ancora nata, per cui anni luce fa né lei né l'altro mio figlio Federico, per cui ho fatto qualche gara prima di sposarmi, dopodiché... chiaramente avendo i figli ho interrotto, diciamo, questa carriera tra virgolette e ho ripreso 3 anni fa facendo qualche garetta così in casa a Biella e dopodiché ho voluto provare a cimentarmi in gare un po' più difficoltose come campionato IRC ed è il terzo anno questo che faccio questo campionato e piace molto perché c'è molto da guidare, molto da imparare. Però insomma dai, adesso è quasi ora di appendere il casco al chiodo, dai. No, non dire così, no, assolutamente no. Che poi in 3 anni hai cambiato 3 tipologie di auto, giusto? Sei passata dalla Clio R3 alla 1600, adesso alla Super 2000. Super 1600, Super 2000. Cioè, in 3 anni, no, cambiamenti radicali. Cioè, mi piace provare nuove auto e mi piace crescere di cilindrata, diciamo. Mi piacerebbe anche guidare l'R5, ma non penso che sarei in grado. Ma sai, tutto sommato, secondo me, è anche un po' più facile rispetto alla Super 2000. Vetture turbo, tutto sommato, hanno una facilità di utilizzo, perché ti aiutano col turbo a uscire più facilmente dalla curva. Mentre purtroppo la Super 2000 hai un range di utilizzo di motore molto alto, per cui se sbagli la marcia ci vuole parecchia strada per così. Per cui secondo me non è fuori portata o improponibile da utilizzare. Questo me l'hanno detto parecchi piloti che dal Super 2000 sono passati. Io non ho fatte tante, ho fatte 3 gare con la Super 2000, ma proporzionata alla R5 secondo me è più facile la vettura turbo.
Assolutamente. Allora, vediamo, dai, non si sa mai. Si sa mai che magari, esatto, prima adesso, di appendere quest'anno, il quest'anno casco. No, perché giustamente no, stai certo. facendo il campionato e tutto, però bene. Magari l'anno prossimo o magari la gara di Biella. Vediamo, con, dai. Fai fare il debutto col macchinone. Esatto, chissà mai. Dobbiamo che... prima prendere la licenza internazionale, però. Sì, prima c'è questo passo da fare. Assolutamente. E la passione a te, chi l'ha passata? Ma la passione da me, diciamo che mio papà è appassionatissimo di motori, per cui fin da piccolina prendeva me e mio fratello e ci portava a vedere i gran premi di Formula 1. Ok. Per cui diciamo che forse la mia passione è nata un po' lì. Anche nella mia famiglia il mix non deve essere funzionato molto, perché mio fratello stava sotto le tribune a raccogliere i tappini delle bottiglie, mentre io invece ero molto interessata e mi sono addirittura persa al circuito del Paul Ricard, perché non è come adesso, allora si poteva transitare nei box liberamente. Certo. E per cui io mi incantavo a guardare queste auto e mi sono persa e hanno dovuto chiamare i miei genitori altoparlante di venirmi a recuperare, perché quindi già c'era un amore particolare sicuramente per c'era già un amore, sì sì, io credo che ce l'abbiamo un po' nel DNA. Sì, certo, è un qualcosa che esula la passione, nel senso, esatto. Secondo me è uno che corre, a parte magari qualche giovane che lo fa perché la tuta, è bello farsi vedere così, però chi lo fa veramente da anni, così è una passione che hai dentro, che certo, è viscerale. Cioè, certo. Io, anche io qualche anno che corro, ma se mi dicono domani guarda che dobbiamo andare a provare la macchina, disdico il lavoro, esatto, pronti via, esatto, si parte. Dopodiché proprio... diventiamo un po' malati. Sì, anche. Sì, è una tipo psicopatia. Esatto, esatto. Veronica, adesso faccio tappare le orecchie a tua mamma, mi interessa capire una cosa che ti ha colpito durante il rally che hai fatto con tua mamma e una cosa che invece non sopportavi proprio della tua mamma durante il rally. Magari su quella le tappiamo le orecchie. Una cosa che mi ha colpito di lei? Sì, che non ti aspettavi e ti ha colpito particolarmente. Lei nella vita, sì, non è molto tranquilla, diciamo che ha sempre parecchie preoccupazioni verso di noi, verso, siamo i suoi figli, io e mio fratello. Invece lì cercava proprio di mettermi a mio agio, di tranquillizzarmi, dirmi che anche se sbagliavo qualcosa non sarebbe successo niente, quindi quello mi ha colpito, la sua e non ti sembrava, molto strano? Sì, non mi ha colpito proprio la sua tranquillità. Ma ti girava dentro il casco, chi c'è? Non è mia mamma? È una cosa che non mi è piaciuta, no, sinceramente... Niente. Non lo puoi dire, quindi lo facciamo durante la pausa pubblicitaria. Si è comportata molto bene, direi che non ho niente da dirgli, anzi. Okay. L'odore di benzina, tanto per dire qualcosa. Giusto, era per capire. Giustamente. E adesso invece programmi, ovviamente, per questa stagione, manca ancora una gara per chiudere il campionato, quindi immagino quello sia la priorità. Sono amiche, ma nemiche in gara, esatto. Quando hanno il casco in testa. Amiche come stasera qui a driver, piloti, ma poi quando esatto, si indossa il casco... E quindi rifacciamo il giro e, a parte questa stagione, ovviamente anche progetti magari futuri, le prossime 500 gare, insomma. No, sono vecchia io. No. Ho fatto la tinta, sono io che per i bianchi. Poi soprattutto ogni gara che diventano bianchi, anche se faccio la tinta. Finita una gara, quindi no. Io ho anche una scuderia mia, devo gestire i programmi di vescovi, ho un ragazzino che adesso deve far crescere, quindi tante cose da fare. Quindi tengo anche la contabilità del mio compagno, quindi ho comunque una casa, due genitori, quindi ho tanti gatti, quindi ho un po' di impegni e di gare comunque verso la fine dell'anno, vediamo se quindi mi rivogliono. Prima sì. della fine di questa stagione ce sì, ne sono sì, diverse, sì, nonostante sì. i gatti e tutto il resto. Sì. No, cerco sempre di incastrare un po' tutti. Ho dei grandi amici, perché la vita che faccio io... Io vengo a casa la domenica notte e riparto il martedì, quindi perché magari faccio anche dei test o aiuto dei piloti, cioè non è che faccio solo le gare, quindi sono molto impegnata anche durante la settimana, quindi sono quasi sempre via. Non è semplice avere a casa degli amici che ti aspettano certo. e rispettano i miei programmi, quindi ho dei grandi amici, quindi pochi ma grandi ma buoni, amici. Come ma solitamente gli amici sono sempre pochi. Sì. Sul rally fortunatamente ne ho tanti, per l'amor di Dio, quindi io cerco sempre di andare d'accordo con tutti, però cerco, poi... Poi se gli altri non sono simpatici non è colpa tua, tu dici... No, io non sono simpatica in gara. No, io non sono simpatica in gara. No, ma più che altro perché correndo con vescovi
sempre tutti contro, e quindi lui è molto buono come persona, quindi uno dei due deve essere cattivo, sennò ti calpestano. Ok, quindi ti calpestano. Tu fai la parte, no, quella che dice cattiva. Così perché Vescovi va molto forte e per cui tutti dicono un po' dà fastidio, dà fastidio, e allora lui è buono e lei deve farla cattiva. Chiaro, chiaro. È un ruolo che ti tocca fare da sempre che a volte non mi piace, a volte non mi piace, però d'altronde è così. Oppure quando si corre con degli imprenditori, quando è di pilota e di imprenditori, che non è semplice dire a loro, tu da donna, cosa certo, fare. Chiaro, non è semplice. Chiaro. Non è semplice. E lì ci vuole carattere. E mi sembra, esatto, che non ti manca. E non puoi essere dolce. No, anzi. Assolutamente. Perché prima devi conquistare la fiducia dell'imprenditore. Sì, no, capisco perfettamente cosa non intendi. È semplice. Sì, no, certo. Non è semplice, quindi... Quando gli dice di mettere la quinta e magari sotto, cioè, sotto il culo è un R5 e sai che costa X, non è semplice, ti prende la responsabilità. Certo. Quindi, oppure io ho anche un mio pilota che adoro, che corre con la Suzuki, però con me lui mette la quarta. E io sono felicissima, quindi sono contenta, per me è una grande vittoria. Però non è semplice, magari al lavoro... è un noto imprenditore e in macchina non è semplice, da donna non è semplice, perché comunque è un ambiente prettamente maschile, abbiamo detto all'inizio. Sì, però sai, l'esperienza in questo mondo la fa la padrona, per cui più chilometri hai sulle spalle, più hai la possibilità di dire la tua. Ovvio, se era mostrando la prima... Mostrando serietà, però. Cioè, quello naturalmente, senza e a volte bisogna essere cattivi. Per forza. Per farsi rispettare devi essere cattivo. Fai quello che dico io, faccio quello, scendo. Un sorriso, è quasi contento. No, però è così, no. Vero, Però è così, purtroppo. No, a volte, agli occhi di altri, sei antipatica, sei odiosa, però magari sei in tensione, sei nervosa, perché cerchi di fargli tirare fuori il meglio che può dare, no? Certo. Perché tutti dicono, io non guardo mai i tempi, e poi li guardano e gli uomini. E poi invece li guardano, come? Gli uomini riguardano, quindi... Sì, sì. Purtroppo chi corre in macchina o guardi il tempo o stai a casa. Cioè, la gara è fatta sul tempo, per cui cosa fai? No, non guardo il tempo, guardo il panorama. Monica Nuiva, sulle parole di Giancarla, mi sembra di capire che sì, sei perfettamente d'accordo. Con la Giancarla. Io e lei poi abbiamo la stessa esperienza. Certo. Sia io che lei, comunque abbiamo portato piloti sia all'esordio o cercati di far crescere, quindi perfettamente d'accordo. Non fa una piega. Poi insomma bisogna avere gli attributi, no? Per un mondo così maschile, giustamente da donna bisogna avere gli attributi. Allora, ahimè il timer dice zero, come sempre, esatto, questa sera abbiamo poi quattro ospiti, quindi siamo riusciti a farli parlare meno del solito, la cosa ci dispiace, magari tornerete a trovarci, magari alla fine del campionato. A fine del campionato, esatto. Perché no, esatto. Per vedere appunto com'è andata. Com'è andata. Ovviamente l'in bocca al lupo lo faccio a tutti quanti, per la fine del campionato, ma anche per le eventuali prossime gare, e anche non per le gare, lo dico per Veronica, per tutto quello che arriverà. Esatto. Noi ahimè dobbiamo chiudere qui. Adesso andiamo giù a bere il prosecco. Finiamo. Cintura allacciata. Sì, però allacciamo. Io non bevo il prosecchino. L'appuntamento è sempre con Driver TV, sempre la prossima settimana, sempre qui con il PAC. Grazie ancora e grazie buona serata. A voi. Ciao, grazie ciao, a voi. Ciao, buona serata.